osi tu svegliare i dei della rasatura? Come ti permetti? Si muove tutto qua. Si muove tutto, amico caro, c'ho una voglia, non so se te prende pure a te spesso, ma a me è venuta una voglia di farmi una barba col mandorlato. No, erbalocco, er mandorlo, mandorla. Mi ricorda, tradizione italiana è mandorla, eh? Non ci credi? E invece è così. Allora, la maggior parte delle volte, quando te ne vai da l'amico barbero, comunque sia, te tira fuori il sapone che sa o de mandorla o sa de vixinex. Modo così carino di chiamarlo, nel senso che è al mentolo. Ma a me mi è presa sta voglia, stavo in bagno di cos'è, ti dico, così una bottanella me la do, mi la do e ritento un'altra volta col Goldolla 209 signori, 209-1, 209-2-9, vabbè già mi sono incippato, senti come parlo, e sentite come parlo. Allora, caro amico, mi è venuta voglia e oggi la scelta è ricaduta, guarda, senti, anzi più che altro guarda che cosa ho scelto oggi. Omega 48 a bagno, pure raso verde, e dai, chi è che non ce l'ha, e chi è che non ce l'ha, su, far bravo, e mandorlo di Sicilia correlativo after, eh sì, oh, c'ho voglia ogni volta che entro dentro questo bagno, ultimamente via, voglia di mandorla, torna alla tradizione. Che te devo fare? Intanto scaldo qua il maialon. Intanto ci faccio fuori il bagnetto di Luis, che ci vuole ogni tanto. Ah, bella calda. Che bello caldo. Voglio vedere se state come faccio a fare un bello caldo così, che ho dovuto io. Per mettere l'acqua calda devi andare dentro la doccia. Boh, come farò? Lo farò secco? Questo non si sa. Comunque, caro amico, hai visto? Ieri più di tanto non andava il rasoio, non c'è stato verso proprio santi, cavoli e cose varie. Oggi non metto il prebarba, lo sostituisco col massaggio in viso, quindi mi massaggerò parecchio. Eccetela qua, pentola in acciaio 10 inox, no, bella, con ramella artigianale dell'amico Simone. L'amica Simone, adesso ci passo un po' per scuramellare il rasoio, anche se già l'ho fatto, però una botterella in più male non gli fa, la coramella male non gli fa, e pietre un pochetto sì. Pietre è argomento difficile da affrontare, quale mi consigli, quale non te consiglio, quelle da 10 euro, quelle che trovi su Amazon / eBay, perché la maggior parte delle volte sono pietre con grane molto grossolane, manco c'ha fili da falce. Quindi soldi buttati, non mi fate sentire discorsi strani, non mi fate sentire. Io vi consiglio di andare a qualità, poi fate hobbies, spendete due volte non c'ha senso. Andate a qualità, una niwa, se no cai, ma cai no quelle da 20 euro, perché sono per coltelli, non vanno bene i rasoi. Quindi mettete l'anima in pace, se vuoi, rasoio a mano libera, la pietra, siccome sarà poi uno step molto molto successivo, ma lontano poi, non così ravvicinato, perché non è che tu per forza compri il rasoio affinato, tranne questo, questo scordo proprio affinato, e te lo devi affinare appena ti arriva. Sfada sto mito, perché non è così. Quante volte ve lo devo dire? E dico per voi più che altro, perché io pure ho fatto questi errori. Mi sono comprato una pietraccia da coltelli, 20 euro, ma lo compro, cioè fa niente. Cioè, ci puoi fare qualcosa e ti arriva un gold dollar, che devi partire da zero, vai a scavare pesante. Ma scavi pesante e fai anche dei piccoli danni, quindi è meglio. Beh, il bambino sta a far cucù cucù, è meglio partire sempre con una cosa che sia di valore. Consiglio, più spendi meno spendi successivamente, mi raccomando. Allora, oggi è 4, mamma mia, se sta avvicinando 22, oh no, aspetta, ora è pure giovedì. Allora, il 22, amico mio, il 22 c'è il piccolo raduno che organizzo ogni anno a Roma, a Roma, tutti a Roma. Allora, senza perdere troppo tempo, perché a me la voglia c'è, vado, idrato il sapone. Mamma mia, la mandorla, oggi ho preso sta voglia di mandorla che proprio non, boh, non so neanche io perché. Sono un po' dei giorni che entro al bagno e dico, ma da quant'è che non uso un sapone con la mandorla io? È una vita. Sì, però sai che ho fatto un piccolo errore? Sì. Perché avevo detto che usavo il pro raso verde, ma sì, usavamolo, dai, se no
sembra che prima lo dico e poi non lo faccio, mi dimentico le cose, ho problemi di memoria. No, no, dai, c'è sta comunque il mentolo, c'è sta bene perché è neutro il mentolo, non è niente di particolare. Secondo me non va a sporcare la profumazione. Bada bene, in 2 anni quanto l'ho usato? Cioè veramente, veramente poco, perché questo mentolo della Prorase è molto, molto, molto forte. Se ci abbini questo, lo snack, te sei... vai al reparto surgelati, te ci portano proprio così, ti mettono sulla pedana e te ci portano. Solo ci devo mettere un po' d'acqua perché non ho prelevato veramente troppo sta botta, però me la voglio godere un attimo. Oggi me la voglio godere un po' di più. Ah. Miracolo, che dice? Straordinario, sorprendente. Pre-barba, miracolo. Se lo dicono loro, lo dico pure io. Eccoci qua. Oh, grazie a tutti quanti, sempre per la vostra, anzi per le vostre parole di apprezzamento, grazie mille, vi sono molto 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 grato. Allora, nel frattempo che il pre-barba fa la sua piccola piccola ma devastante azione, vado a fare il montaggio. Mi raccomando, scola sempre bene il pennello, perché la maggior parte delle volte mi scrivete pure perché mi è venuta troppo spumosa, troppa acqua che sta nel pennello, dipende che pennello usi, se intasso un maiale o un sintetico, magari troppa acqua qua dentro, bene, la scoliamo, ok, è caduta dentro la ciotola, quindi l'acqua che mi servirà per fare i primi giri già sta dentro. Allora, ciotolina piccolina, come si fa? Detto fra me e te, no, come si fa al mondo? Oh mondo, allora da oggi in poi per la ciotola piccola devi fare... no, tra me e te. Prendi il ciuffo. Io sto andando anche pesante, sto spingendo, così prelevo pure un po' di sapone. Il bello di questo sapone è che rimane marroncino, non so se noti. No, sicuramente non noti, ma boh. Poi c'ho sta frenesia, ragazzo mio, mamma mia, mi si portava proprio, dico no, te devi smandorlare, ma pesantemente proprio. Ma sto sapone chiede subito l'acqua. Ma come ho messo già me sta chiedendo, c'ho sete. Eccolo qua. E il bello del mandorlato è veramente ti ricorda proprio il passato vero e proprio. Ancora c'è qualcuno che lo utilizza, difficilmente, che ormai comunque sia le barberie classiche, beh, moderne, tra i proraso, vescica, monotematici secondo me, però vabbè. No, perché ce l'ho con la proraso, però sai, c'è chi non ama il mentolo, mettergli il mentolo in faccia un po', insomma, un po' fastidioso, via. Ecco, se va dal barbiere appunto per prendersi un momento di relax e di goduria. Incontrate le persone che non gli piace il mentolo? O altre fragranze? E siamo tutti diversi, non siamo tutti uguali. Io sto congelando, letteralmente congelando, perché ho messo una quantità industriale di pre-barba. Oh, effettivamente sì, se scaldi il pennello comunque sia, cioè mi rendo sta libertà, il mastro della barberia colla che dice che secondo lui il pennello in maiale è il migliore che c'è sulla faccia della terra. Non posso che condividere, ma mi piacciono pure gli altri, però non metto bocca sull'esperienza quasi secolare, che effettivamente è molto morbido. Il 48 quando lo metti in ammollo nell'acqua caldina ti regala soddisfazioni impensabili, anche perché poi utilizzando sempre il tasso cambi e torni al maiale, la differenza la noti, come dico sempre, soltanto chi prova può capire, no chi chiacchiera, non solo chi chiacchiera, le chiacchiere stanno a zero. Sta lasciando scoperta questa parte del visetto. Oh, il boh. Ah. Cioè, proprio, sai, l'immagine del mandorlato è sto gesto qua. Questo, te lo giuro. Sono 3 giorni che ci sto in fissa. Fissa significa che ho il tarro nella testa che mi fa pensare sempre a sta gestualità qua. Quanto mi piace. Ecco. Mo chi è? E te valio. E tu?
Sto a far video, eh? Sì, sì. Che fa, persona? Aspetta. Ma guardi, va. Vabbè, scusa. Purtroppo i miei video sono casarecci. Ok, a posto. Questo dicevo che è il mio godimento primario, questo. Quando sta ferma, via. Ma è troppo scoperta. Ho preso poca quantità di sapone. Poi con tutti sti cosi, impicci, imbrogli, vede qua, vede là, vede qua, vede là. Esci. Era pochino, effettivamente. E sto a congelare. Belle queste smorfie, eh? Ecco qua, hai visto? Mezzo giro di pennello, ma sono recuperato uno con me se via. Capita a tutti, eh? Allora, via. Vediamo un altro tasto rasoio, se va o non va. Sembra che era da finire un po' di più sulla pietra. Vedi? Ecco qua. Mamma mia. Opera. Decisamente meglio. Allora qua lo lascio a crescere perché lo fai spessire il baffetto. Gli è da giù oggi, eh? Gli sta da giù, guarda. Gli è da giù, eh? Non scherza. Mole da motrete passate, eh. Questa è una zona un po' critica. Un po' critica, perché è dura, è differente. Come forma e quindi difficilina. Però una goduria. Messa mandorla. Ok, mi è passata ancora il pelo, c'è. Normale.
è quasi normale questa cosa. Senti questo rumore, mamma mia, tempo fa ci ho fatto qualche mezzo video con ascolta soltanto il rumore che ti rilassa. Schiumato. Aspetta, ho disacchiappato? Penso che sì. Adesso nella seconda passata sto facendo soltanto passare il rasoio senza fare nessun tipo né di pressione né altro. Vedi? E lo senti, eh? Allora, qua come dicevo, è critica. Vedi? Piano piano. Vabbè, adesso se passa al contrattacco da sotto a sopra. Oh, ci metto un goccio d'acqua. Ok. Sempre con calma.
Ma a mano libera non te crea quella cosa come lo sciavetto, no? No, sono santi. Ma è scherzo. Però è un'emozione, qua mandorla. Ho scoperto l'emozione della mandorla. C'è niente da via. Sentito? A parte questa qua è un po' complicata per me, eh. Via. Continua a portar via qualche cosina, eh? Ah, ma tanto non ci vede nessuno. Mi stacco e mi riattacchi per io. Vedi? Guarda. No. Quasi ci siamo, quasi ci siamo. Oh, qui sotto sempre un gran casino. Guarda. Allora, risultato quasi soddisfacente, questa è la seconda prova che faccio con questo rasoio. Penso che più di questo a sto col dollaro non mi sopocchiate. Sì, più di questo non mi sopocchiate, ma non mi sopocchiate manco più di tanto alla pelle mia, perché sennò... Sì, non mi sopocchiate, perché comunque sia, ancora non c'ha sto gran filo, vedi? Su sti giocattolini è casino ogni volta trovare il giusto comfort.
sembra che comunque sia a qualche modo ci siamo quasi avvicinati alla filatura definitiva, e i giocattolini sono questi, purtroppo questo te possono offrire, è quella la sostanziale cosa che te voglio far capire. Perfetto. Detto ciò, cerco di aggiustare sta basetta. A posto, fatto, finito. Pedicelli saltati. Qua ha lasciato qualche cosino, vedi? Questo è deve lavorare un altro po', lavorare un altro po' sulla pietra, ci ha punito. Vabbè, dai, almeno abbiamo fatto la prova. Guarda, il tocco di magia qual è? È quello che a me la mandorla di solito mi irrita. Adesso ce la butta proprio l'after, senza aldeide e benzoica. Aldeide, capito? Ci ho pulito, sì, dai. Tutto sommato buono come risultato. Da filà ancora di più. Non voleva andare pesante, ma evidentemente deve andare proprio pesante. Allora, nessuna irritazione. Grazie all'assenza di quel principio lì, che ti ho nominato, non c'è irritazioni. No, me lo solo sventagliato. È bella fresca poi, eh. Sembra una stupidaggine, ma è bella fresca. Qua sotto sta una strillata, non so se tra un po' si scana o meno. Ma boh, amico mio, spero ti sia piaciuto. Vedi, Goldollar non è facile da affilare. Anche io stesso, no? Posso incappare in problematiche. Quali? È che secondo me questa non... sì, taglia, perché taglia. Tagliato. Solo che non c'ha quel filo che voglio io, quindi devo insistere ancora di più. Ma devo ritornare alla sintetica per fargli un filo ancora più fino. Beh, soltanto chi prova può migliorare. L'altri, vabbè, detto questo, ti saluto, buoni acquisti, buone sbarbate da Luca. Ciao!